Siamo pronti a prenderci carico del teatro se la regione ce lo consegna, perché questa è una struttura della regione, ce lo consegna, ovviamente onora ed estingue i debiti che non ci appartengono, e noi siamo disponibili a prenderci in carico la struttura e siamo disponibili anche insieme alla regione, insieme agli altri teatri della città, di farci carico dei lavoratori, ma soprattutto di rilanciare il teatro, rilanciarlo con gli artisti della nostra città. Quindi la forma è un azionariato culturale dal basso. Ha le idee chiare il sindaco De Magistris sul futuro del teatro Trianon, da quasi due anni ormai alle prese con una crisi che sembra non avere fine. Ieri pomeriggio nell'ex supercinema di Forcella il comune di Napoli ha promosso un'assemblea pubblica per discutere del problema e trovare al più presto una soluzione. Presenti l'assessore alla cultura Nino Daniele e quello al lavoro Enrico Panini, poi i rappresentanti di sindacati, i lavoratori del teatro da mesi senza stipendio e le associazioni impegnate nella battaglia per il rilancio della struttura. Il Trianon è un pezzo importante e significativo di una grande tradizione, ma anche di un polo teatrale che può lì configurarsi con un altro e specifico tratto identitario e quindi fornire anche una grande possibilità non solo di produzione, ideazione, rappresentazione, ma penso anche, soprattutto pensando al suo legame con la storia musicale della città, essere anche un grande attrattore turistico. Fondato nel 1911 e inaugurato dalla compagnia di Edoardo Scarpetta, il Teatro della Canzone Napoletana ha vissuto lunghe vicissitudini. Dal 2006 la gestione privata lascia spazio a quella pubblica e inizia la stagione del Trianon Viviani, con la regione Campania che si affianca alla provincia e rileva il pacchetto di maggioranza della proprietà. Nel 2013 si aggrava la situazione economica del teatro, che è costretto a chiudere e viene messo all'asta. Noi contiamo molto sull'appoggio delle istituzioni e soprattutto sul sindaco, proprio perché abbiamo una situazione debitoria che, seppur c'è stato un annuncio da parte della Regione Campania che avrebbe sanato una buona parte dei debiti e soprattutto gli stipendi arretrati e i soldi che avanzano le finanziarie, a cui sono rivolti i lavoratori in gravi difficoltà economiche, io spero che questa cosa avvenga nel più breve tempo possibile, perché ormai i lavoratori e le loro famiglie sono allo stremo, ma soprattutto ovviamente si gettino le basi per rilanciare la struttura, perché appunto possa ritornare a quella che era qualche anno fa, quando aveva nel suo budget 4.000 abbonati. Numerose le proposte emerse durante l'assemblea per salvare il teatro di Piazza Calenda, come la realizzazione di una scuola di musica dedicata a Pino Daniele o di un centro culturale aperto 24 ore al giorno per promuovere anche visite guidate.